Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme dei piccoli millefoglie con crema diplomatica al limone e fragole, dei dolci semplici da preparare, allegri, coloratissimi e molto molto buoni. Andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Iniziamo a preparare la base dei nostri dolci. Io utilizzo la mia pasta sfoglia. Come vedete, la mia pasta sfoglia, preparata e stesa a mano, è più spessa di quella che si trova in commercio. Se vorrete, ad ogni modo, potrete comprare la pasta sfoglia già pronta. Ora, con una forchetta, buchiamo la sfoglia. E ora lasciamo scivolare la pasta sfoglia su una teglia da forno. E cuociamo in forno ventilato preriscaldato a 175 gradi per 15 minuti circa. Ecco qui la base di pasta sfoglia appena sfornata. Guardate che bel punto di doratura che abbiamo ottenuto. Ora bisogna lasciarla raffreddare prima di tagliarla in quadrotti. Mentre cuoceva la pasta sfoglia, io ho preparato la crema al limone. Per la preparazione della crema al limone vi rimanderò al link perché l'abbiamo già preparata insieme. Ora metto la crema al limone in un contenitore contenente acqua e ghiaccio per facilitarne il raffreddamento. La pasta sfoglia è fredda. E iniziamo a tagliarla. Io la taglio in quadrotti di circa 5 centimetri di lato, però voi potrete scegliere la misura che preferite. Ecco, la pasta sfoglia è ritagliata, la trasferisco su un piatto. Ha una cottura magnifica, vedete? La crema al limone è fredda, io ho montato della panna vegetale, nel frattempo ho lavato delle fragole e alcune le ho tagliate così in piccoli spicchi che ci serviranno per la decorazione insieme a delle foglioline di menta e altre le ho tagliate a dadini molto molto piccoli. Adesso dobbiamo aggiungere la crema che già vedete ha gelificato all'interno della ciotola della panna. E la crema diplomatica al limone è pronta, la trasferisco subito in un sac à poche. Ho messo la crema all'interno del sac à poche e adesso finalmente possiamo iniziare ad assemblare i nostri dolci.
Ricopriamo. Metto zucchero a pelo. Una fragolina e una fogliolina di menta. Niente di più semplice. Uno ad uno preparo tutti i miei dolci. Eccoli qui, i miei piccoli millefoglie con crema al limone e fragole sono pronti. Ora questi dolci debbono andare in frigo e debbono riposare 2 ore prima di essere gustati. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che i miei dolci siano stati di vostro gradimento e se così sarà, attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie video ricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita!